Ciao, chi sei tu? Ciao, sono Raffaele Granito e niente, oggi mi trovo qui a un raduno fruttariano, a casa di Antonio. Casa di Antonio. Ci volevi parlare di questa Menarini, di cui Sì, nessuno sì, parla sì. e che cos'è la Menarini? Allora, la Menarini è un'azienda farmaceutica italiana. L'azienda farmaceutica italiana più famosa al mondo, da quello che recitano sul sito istituzionale di Menarini. E Menarini, uno degli stabilimenti principali di Menarini è a Pomezia, il comune dove abito e dove vivo io tutto l'anno. Menarini è tra i clienti, tra l'altro è tra i clienti di Green Hill, il famoso allevamento di beagle della Tra i famiglia clienti, Marshall, sì, è tra i clienti di la famiglia Green Hill, Marshall. e da fonti certe sappiamo che nel solo 2011 Menarini acquisisce 100 beagle per test tossicologici. E Menarini fa test tossicologici e per farlo usa animali, usa un metodo ormai superato. E nessuno, Ne o parla. pochissime persone di Pomezia, comunque zona limitrofe, sa che sul proprio territorio c'è Menarini. E addirittura Menarini, lo stabilimento di Pomezia e Menarini non ha un'insegna, è completamente anonimo. Noi vogliamo accendere, io ed altre persone, vogliamo accendere un faro su Menarini. E vogliamo far conoscere tramite un Un presidio. volantinaggio o tramite un presidio la presenza su questo territorio di un'azienda che ancora ad oggi, nel 2012, effettua test su animali, vivisezione. Per tale motivo l'11 c'è un presidio, stazioneremo fuori Menarini, nei pressi Menarini. Quindi Stiamo l'11 di chiedendo che l'11 mese? maggio, 11 2012. maggio 2012, in questi giorni stiamo chiedendo, come io ed altre persone che abbiamo per l'occorrenza creato un'associazione, l'associazione si chiama Vabbè, non è importante il vabbè, adesso mi nome. sfugge. Comunque tu lanci l'invito a tutte le Lancio persone l'invito. sensibili, vegane, onnivore, fruttariane. Sì, È apposta per unire tutte queste diverse tipologie di persone, il buffet sarà fruttariano, se ho ben capito? il buffet rigorosamente fruttariano. Quindi con fruttortaggi anche? Sì, frutto-ortaggi senza semi, come da dieta fruttariana. E poi vabbè, ci saranno altre iniziative. Diciamo che fondamentalmente sarà una giornata di informazione sulla presenza appunto di questa Menarini sul territorio di Pomezia. Senti, ma verrà anche il famoso Antonio con il bosco nel lago? Sì, Ah. Antonio dal Bosco del Lago, sì. E sarà, diciamo, sarà un attore principale per quello che è il pranzo a base, come detto, a base di frutta e Senti, frutta-ortaggi. lanciamo un appello anche agli amici attivisti che Sì, tra l'altro contrastano la... l'associazione Attivisti per i diritti animali Ah, Pomezia, adesso ok. c'ho No, un dicevo, gli vocino. attivisti che contrastano Green Hill, se si vogliono unire a... dato che comunque hanno raggiunto una certa fama, se vogliono dare una mano a... Sì, io invito tutti, invito anche gli attivisti, coloro che da anni si battono per Green Hill, perché Menarini comunque è strettamente legata a Green Hill, è strettamente legata alla vivisezione, essendo uno degli utilizzatori di questi animali per delle pratiche assolutamente ignobili, diciamo così. Va bene, chiudiamo con un campo sul raduno del giorno di Pasquetta. Dopo una sessione di biodanza sono tutti contenti. E...
Dai, ci vediamo allora l'11 di maggio del 2012, dove esattamente? L'indirizzo preciso è via Tito Speri, numero 10, ai cancelli di Menarini. Quindi voi chiederete autorizzazione a Noi cosa? sì, stiamo chiedendo autorizzazioni sia al comune per l'occupazione del Suolo suolo pubblico pubblico più l'avviso alla e sia Digos l'avviso per... al questore di Roma, che è solo un avviso, non è una richiesta di permesso. Certo. E quindi siamo nei tempi, invitiamo tutti a partecipare dalle 11 di mattina alle 18 del pomeriggio. Quindi amici del Lazio e di tutta Di Italia, tutta Italia, sì, vi certo. aspettiamo. Ciao. Ciao.